Siamo con Daniel Rossi, grande protagonista di questa sfida vittoriosa per l'Ostia Mare che vola nei quarti di finale della Pool Scudetto Juniores. E Daniel, un gol bellissimo. Sì, sì. Gli avevo promesso la bulletta, ho detto la prossima De Burgo, nella prima palla che ha toccato, che ho fatto gol. Un gol arrivato con una sporviciata sulla sponda di testa del tuo compagno, un gol veramente bello e che segue di pochi giorni anche la tua esperienza alla Juniores Cup, insomma un momento magico. Sì, grande assist di Giuliano, gran gol, sono contento, era una promessa che avevamo fatto al mister, che anche che stava fuori gli avevamo detto che ogni gol che potevamo fare era una dedica per lui. E adesso aspettiamo di sapere quale sarà l'avversaria dei quarti di finale, però sicuramente sarà un'altra battaglia, ma vi abbiamo visto pronti per queste battaglie. Sì, se scendiamo in campo come siamo scesi oggi, penso sarà difficile agli avversari di batterci. Compliamo con una dedica per questo gol importante e bellissimo che hai realizzato oggi. Allora, in primo al mio amico che è in comitiva con me, Andrea Morganti, e poi al resto della squadra e al mister. Morganti, ex Ostia Mare peraltro. Yes. D'accordo, grazie ancora e in bocca al lupo. Crepi. Straordinaria partita dell'Ostia Mare che vince 3-1 al Desideri e vola nei quarti di finale della fase punto finale della Scudetto della Juniores. Siamo con il tecnico del Biancoviola, mister Antonio Bellini. Mister, una vittoria incredibile, meritata, una prestazione super da parte dei ragazzi che volano giustamente ai quarti di finale. Sì, prestazione penso straordinaria. Tutti i ragazzi comunque dai panchi in aria, quelli che sono andati in tribuna e quelli, ciao Tony, grazie, e quelli che hanno svolto il lavoro sul campo sono stati favolosi e perfetti. Adesso dobbiamo continuare perché non abbiamo ancora vinto nulla, a parte il campionato tenevamo a questa sfida comunque perché alla fine è sempre un derby, siamo vicini di società, il dispiacere è che solo che uno di noi deve passare perché la Lupa comunque è una gran bella squadra con tanto di rispetto. Noi cercheremo di andare avanti e cercheremo, dico tra parentesi, di portare lo scudetto ad Ostia. Mister, è stata importantissima nella prima parte di gara questa reazione subito dell'Ostia Mare con il gol del pareggio che appunto ha ristabilito la parità dopo la rete di Cardi della Lupa Roma, poi l'Ostia Mare è andata via con la sua qualità, col suo talento, con i suoi giocatori di grandissima qualità e alla fine ha vinto, possiamo dirlo, la squadra più forte. Sicuramente sì, tra andata e ritorno, anche se loro l'andata il primo tempo comunque ci hanno messo in difficoltà, però hai detto bene tu Riccardo, tra andata e ritorno credo che non ci sia stata, qui non c'è stata partita, siamo stati più forti, l'abbiamo dimostrato sul campo comunque. Un successo meritato, un successo voluto, conquistato con grande abnegazione, con grande sacrificio da parte di tutti i ragazzi. I ragazzi sono stati favolosi, comunque anche il prof Bareato che ci sta sempre vicino, Giorgio il dirigente, Adel che comunque gli rompiamo spesso le scatole insieme a Luciano. Io penso è una vittoria di tutti, dal direttore sportivo. Una vittoria, vittoria dell'Ostia Mare. Un panchino egregiamente, quindi una vittoria di tutti. Una vittoria se non mi scordo qualcuno, anche la tua Riccardo. Una vittoria di tutti e anche di ragazzi che sono subentrati naturalmente, e parliamo anche di questo esordio con la Juniores per Mambrini, un ragazzo del 97, degli allievi di mister Patanella, che è entrato con grande piglio, con grande voglia, e questo dimostra quanto è importante il gruppo. Sì, l'abbiamo convocato due giorni fa e l'abbiamo seguito noi della Juniores, comunque perché lavoriamo tutti nella stessa società, ce l'ho avuto io l'altro anno negli allievi 97, dove anche l'altro anno comunque siamo arrivati alle finali. Un gran giocatore, umile, a disposizione, si mette a disposizione della squadra, per noi è importante quello.
Mister, complimenti per questa grande vittoria, per la qualificazione ai quarti di finale, ricordiamo, e in bocca al lupo per la prosecuzione di questa pool scudetto. Crepi, crepi. Avanti, tutti, avanti tutta. Grazie Riccardo. Grazie mister. Grazie a te. Emozioni a non finire qui al Desideri, non solo per la vittoria fantastica dell'Ostia Mare contro la Lupa Roma, ma anche per l'esordio con la Juniores di Mambrini, che è stato già protagonista nella sfortunatissima finale di Ciampino con un gol, e oggi questi primi scampoli con la Juniores. Sì, dopo aver finito queste finali proprio con la mia squadra, con il 97, sfortunatamente siamo usciti, mi hanno convocato per questa partita con i Juniores, ho risposto alla chiamata, sono venuto oggi qua al campo, tanta emozione anche per l'esordio, però è andata bene perché siamo riusciti a vincere. Ti abbiamo visto entrare subito con un grande piglio, con una grande determinazione, lo spirito giusto per poter vincere queste partite e poter proseguire in questa pool scudetto. Certo, tutta la squadra deve avere un carattere così per proseguire durante il corso di questo campionato. Adesso andranno, non so se anche io, andranno a fare le finali fuori e spero che possano arrivare più a lungo di noi e spero che possano vincere una finale. E noi gli diamo la dedica per il gol, però ti voglio chiedere anche una, se c'hai una dedica particolare per questa bella soddisfazione di aver esordito con la Juniores. In primis gliela dedico a mio fratello che mi sta sempre vicino e alla squadra del 97 e a tutte le persone che fanno parte dell'Ostia Mare. D'accordo. Pure a te, diciamo. Grazie e complimenti. Grazie.